Ah, vedi, questo pezzo qua ingorgo emotivamente, proprio da là prendo. Siamo già partiti noi. Allora, nonostante fossero girate delle voci falsissime e tendenziose sul segamento Giuseppe Sansonna in questa nuova fase di Melog, la realtà condivisa, ecco Sansonna in carne ed ossa. Questa mattina parleremo con Sansonna, come un consueto appuntamento, come da anni ci segue e ci persegue. Di cosa parliamo, Sansonna, questa mattina? Parliamo degli assembramenti umani, dagli ingorghi sulle autostrade di Comencini, dove dicevano Mastroianni, che attore famoso, che è costretto a rimanere incastrato nella lamiera e poi viene ospitato da Cavina, che gli offre impegno alla moglie Sandrelli per ottenere un posto da autista a Cinecittà, ai messicani borghesi che non riescono a uscire nel 62 dalla casa, dal salotto borghese che gli ha costruito intorno Buñuel, che diventa una gabbia, prigionieri delle loro convenzioni, non riusciranno appunto a evadere. Che basta, ti seguo, no, stai facendo già tutta la trasmissione in anticipo, non è possibile. Qua è il ragionier Rocchetti che in questo momento sta prendendo le clip necessarie alla nostra trasmissione. Questo è il ragionier Rocchetti in tutto il suo splendore, vedete, è un ragazzo moderno, l'abbiamo scelto apposta per occuparsi di cose che riguardano internet. Questo è il nostro studio, questo è un fantastico backstage che poche persone possono, di cui poche persone possono usufruire, vedete, questo è lo studio che ci attende, è vuoto di Giannino, perché oggi Giannino la trasmissione la sta facendo da Milano, questo sono sempre io, vi sarete rotto le palle. Questo è un fantastico gioco di specchi, vedete, attraverso una sorta di tunnel, di finestre, si trapassa come fosse un aratro di fuoco lo studio di Radio 24. Queste sono le fantastiche attrezzature, non ve le posso far vedere perché rientra naturalmente nella privacy aziendale. E vediamo se c'è Fabrizio Intonti, che dovrebbe stare qui al suo posto di lavoro. Ecco Fabrizio Intonti, saluta per il video. No, devi metterti, guarda, così ti vedi, tu che sei un fotografo, ecco, se no non sei illuminato, ecco, così sei illuminato, perfetto, parla pure, puoi parlare. Buongiorno a tutti, sono molto felice di entrare in questo backstage, che rimarrà nella storia.